me viene in mente una frase di Nelson Mandela che diceva: non ricordatemi per i miei successi, ma per quante volte sono caduto e sono riuscito a rialzarmi. Sì, siamo caduti, però è bello ripartire tutti insieme. E la cosa più importante è sentire l'affetto, il sostegno e l'incitamento dei tifosi di un'intera città. Se abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, si può ripartire, si deve ripartire. Io credo che bisogna sognare, bisogna portarsi nella valigia i sogni e cercare di svilupparli. Andare con pensieri negativi e altro non serve a nulla se non togliere solamente energia. Il pensiero è sempre rimasto lì, tra sogno e realtà. È da quando ho firmato che c'è questo posto libero qui. Finalmente oggi ci mettiamo quello che ci siamo meritati da 2 anni, secondo me, però. Lo sapete, ve l'hanno detto, diciamolo sopra di noi, la nostra missione è di cercare di mettere tutte 19 dietro e non rischiare ancora di fare il playoff come ci avrebbe dato l'anno scorso. Beh, quelle parole devo dire che mi hanno messo grande responsabilità. Il sogno era quello di finire il lavoro che avevamo iniziato l'anno scorso. L'obiettivo di quest'anno era provare a fare un altro campionato di vertice. Poi vincere non è mai facile. Ha segnato! Fare entrare la palla in quel modo, mi sono girato e ho detto: sono tornato. Sapevamo che avevamo potuto incontrare delle difficoltà. Sì, diciamo che abbiamo iniziato male. E quindi all'inizio abbiamo avuto paura. Segnare in casa e per un reggiano come me davanti al nostro pubblico è una cosa davvero emozionante, quindi farlo la prima volta è stato bellissimo. Pellegrini mette dentro!
Sono riuscito a fare subito due doppiette nelle prime due partite in casa della stagione. Un'emozione bellissima. Fiorenzuola. Oggi alle 14.30 non siamo scesi in campo. L'allenatore non è entrato in campo. Quelli di Fiorenzuola ne eravamo noi. Ci tengo innanzitutto a chiedere scusa alla mia società, ai nostri tifosi. Credo di non aver mai perso una partita in questa maniera da quando alleno e forse neanche da giocatore. Non è stata una delusione alla mia squadra, sono proprio deluso di me stesso. La mia squadra non può essere questa, c'è tanto lavoro da fare. Questo qua è il punto più basso che potevamo raggiungere e io prometto che non lo raggiungeremo mai più. È impossibile che noi siamo questi. Mi vergogno, in questo momento sono in grande difficoltà. Oggi è stata questa giornata, è pessima. Credo che quella partita non potesse essere la realtà, ma solamente un bruttissimo sogno. Prova a puntare, va sul fondo, ancora Guibre, mette in mezzo, tiro gol di Montalto di testa! Col Cesena in casa è stato sicuramente uno dei momenti meno felici per me personalmente durante l'arco del campionato. I primi mesi non è stata facile, non è stata facile. Ho visto nel percorso tanti segnali positivi. Pallone per Montalto, gol! Rosafio Pennella per Montalto! Da Torres in poi è stata una cavalcata. Nannini tiene il pallone, il cross, Montalto, gol di Montalto! Da lì è iniziato il nostro viaggio bellissimo. Abbiamo vinto quasi tutte le partite, siamo stati primi dal 20 novembre, se non ricordo male. Fausto era fuori dall'area, si è girato, ha visto il mio inserimento e me l'ha data proprio con i tempi giusti, perfetta proprio.
io me la sono trovata sulla corsa e da un lato volevo stopparla, andare un pochino più avanti, dall'altro ho detto provo a metterla di prima dentro. L'ho messa senza pensare, per fortuna c'era Adriano in area. Ancora un cross lungo per Libuti che mette in mezzo ed è gol! Tutti ad abbracciare Libuti, che ha messo in mezzo un pallone su cui c'era scritto basta Ciapere Cutra. Contro la Recanatese all'ultimo minuto, era una partita molto complicata. Sono sentito di tirarlo, era il 90esimo. Pellegrini gol! È stata anche quella una bella emozione. Avevo voglia di tornare a riassaporare il profumo del campo. Il ritorno in campo è stato molto, molto emozionante. Stare fuori così tanto tempo senza poter dare il proprio contributo alla squadra è stato difficile. Campo è stato qualcosa che porterò sempre con me. Un bel momento e poi da lì è stato tutto in discesa. Direi che il bilancio anche del girone d'andata è stato un bilancio positivo perché lo abbiamo terminato primi in classifica. Il traversone di Rossi e c'è il gol di Varela! Varela! La parata più bella credo che sia quella di Luca nell'ultima trasferta prima della sosta natalizia. Quella in casa col Siena penso sia anche la più bella, no? Mi sentivo invincibile, no? Cioè, potevo tranquillamente andare in trasferta perché sapevo già, partivo già che tanto vinciamo. Credo che si sia vista veramente la vera Reggiana in quel periodo lì, un periodo in cui abbiamo schiacciato tutti quanti. Ehi!
sapevamo che dietro l'angolo ci poteva essere magari un piccolo inciampo. Un'emozione unica. Una grande cavalcata in quel periodo, culminata con Cesena. Io mi ricordo la settimana precedente, dicevo: ragazzi, noi a Cesena vinciamo. Diciamo che c'era molta tensione, ma una tensione positiva. Sapevamo che la posta in palio era alta e che i tifosi sarebbero arrivati in massa. Che stanza siete? 200? 202. Metti che il 3 per favore poi. Sicuramente era più sentita delle altre. Sai che? Il nome era su di là, sempre a destra. A febbraio credo che ormai l'identità alla squadra le sia data. È una partita molto importante, lo sappiamo. Avviene in un momento interlocutorio dove ci sono ancora altre 10 partite. Siamo molto concentrati, abbiamo grande rispetto del Cesena. Ho la miglior squadra a disposizione in questo momento. Le pressioni ci sono sempre. Sarà una gara molto emotiva. Il duello personale sarà decisivo. Mi voglio divertire, ho tutte le frecce giuste. Che una partita che a 10 giornate alla fine va giocata. Abbiamo i migliori giocatori per ogni ruolo. Mi aspetto un grande entusiasmo da parte del pubblico, da parte della squadra avversaria, ma un grande entusiasmo ce l'avremo noi con i nostri tifosi alle spalle. La gente spero che si diverta e si diverta per quanto riguarda noi. Abbiamo grande rispetto a loro, grande rispetto al loro pubblico, del loro stadio, però noi non saremo accompagnati da pochi. Non andiamo in guerra da soli. Io non ho
mai visto tanta gente insieme in un solo posto, quindi... Sentir cantare i tifosi. Monday night della 28esima giornata che può riscrivere la storia di questo campionato, prima contro seconda. Forza Reggio, forza Reggio, vai! Gora Cesena è stato uno dei più belli, uno dei più importanti, anche perché ci permetteva di staccare un po' la seconda in classifica, che in quel momento era il Cesena. È stato fantastico proprio. La corsa sotto la curva era d'obbligo perché non ti capita così spesso di trovare un pubblico così. Ricordo molto bene quella parata, è stata insomma anche quella credo abbastanza decisiva su un colpo di testa ravvicinato. Quando la palla mi è passata a ras e io sapevo già cosa fare, sapevo che volevo fare gol. Stati i secondi più lunghi della tutta la mia vita. Io ho un rapporto direi buono, buonissimo con tanti giocatori della mia squadra. Credo che più volte si sia visto insomma anche in abbracci. Quell'abbraccio è stato veramente un gesto bellissimo perché lui sa quanto ho sofferto, quindi è stata una cosa veramente molto molto emozionante. Cesare, 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 Cesare.
anche se poi non è bastata alla fine, perché siamo ritrovati secondi quattro partite dopo. Ci siamo sentiti vincitori, abbiamo pensato di aver vinto il campionato. E lì probabilmente ci siamo un po' rilassati. Abbiamo commesso un errore. Vedo grande simbiosi, no, tra la città, i tifosi della Reggiana e la Reggiana. Sono rimasto sorpreso dalla passione che questa piazza riesce a dare. Li vedo solidi. Quando sono venuto a giocare qui, a me prima, dei compagni miei mi chiamavano testa quadra. Cioè, ho sempre visto un legame tra la Reggiana, anche quando ci sono venuto la prima volta. C'avevo un amico mio che mi ha fatto una testa così quadra, appunto, come era, eh. Devi venire alla Reggiana, dobbiamo fare la Reggiana, Reggio è una figata, Reggio tu non puoi capire la tradizione che c'ha questa società, questa squadra, devi venire. Mi diceva, noi siamo i baschi d'Italia. Perché Reggio è una città che fa, che va a sé. Mi è sempre piaciuto sto pensiero, sta cosa del Granata. Quello di Pesaro lo considero una ciliegina sulla torta per questo campionato vinto e per come è stato, per come l'ho giocato. Partita con l'Entella era un po' un crocevia per l'arrivo finale del campionato. Nel ritiro pre-gara c'era una carica diversa rispetto alle partite normali. Purtroppo l'episodio della deviazione dell'autogol sfortunato ha complicato, insomma, i piani
del nostro cammino. Paura, però non ho mai pensato che non avremmo raggiunto l'obiettivo. Sono rimasti estasiati dall'accoglienza dei tifosi davanti allo stadio. Abbiamo sentito da subito la carica che volevano trasmetterci. Forza, forza, la Reggia! Forza Reggia! Sempre Forza Reggia! Subito è stato un po' una botta negativa. Durante il primo tempo dentro lo spogliatoio i ragazzi sapevano e sentivano che dovevano fare un'impresa. Le pochissime volte fortunatamente che siamo andati sotto non l'avevamo recuperata e per vincere un campionato c'è sempre bisogno di un'impresa. Sarà il mio secondo gol di testa nella mia corta carriera. Se non fai un'impresa durante un anno, il campionato non lo vinci. Io un assist di tacco. Mancavano due minuti, un minuto e mezzo, non lo so, non mi ricordo. Sono andato sotto la curva a esultare che era piena, stracolma di tifosi reggiani, ma nello stesso tempo sentivo qualche voce che mi diceva torna indietro, torna indietro. Però io volevo vincere.
dentro lo spogliatoio nella partita di Rimini. Eravamo consapevoli che aver raggiunto quel pareggio ci avrebbe dato quel punticino che ci avrebbe permesso di festeggiare al più presto il campionato. Il giorno dopo quella partita ho mandato un messaggio a Guglielmo Moschi e gli ho scritto: questo punto, questo gol, ci farà vincere il campionato. Dai, oh, dai! Pareggio con la Recanatese è stato un momento drammatico. Abbiamo avuto paura di perdere il campionato. È stato uno dei momenti più tristi, eravamo veramente delusi. C'era il pareggio di punti dell'Entella, quindi è stata una bella mazzata. Ho visto giocatori anche di esperienza importanti piangere dopo un pareggio. Dentro lo spogliatoio era come se un lutto. Poi trovarti a 3 partite dalla fine con secondi, non più padroni del proprio destino. Ho detto più volte: ragazzi, il campionato dobbiamo vincere in campo, non lo possiamo perdere nella testa. Io avevo ottime sensazioni, la settimana forse più difficile. Lo zoccolo duro della squadra ha cominciato, tra messaggi e incitamenti in campo durante l'allenamento, a tirare su chi aveva la testa più bassa, dicendogli: ce la faremo. Quello per me è stato il momento in cui ho capito che la squadra aveva ancora fame e il fuoco dentro per vincere. È stato fondamentale, prima di una partita così importante, avere la nostra società vicina, addirittura col patrone in prima persona che ha abbracciato, insomma, ha abbracciato anche me, ha dato anche un bacio, quindi è stato un momento di grande forza per noi. Il mio tifo è quello di sostenere la squadra quando è in difficoltà, cioè non esultare perché va bene, ma essere vicino ai giocatori, devono sentire che c'è qualcuno. Nei momenti difficili c'è sempre stato, quindi questa è stata la presenza più importante nei momenti più importanti. Con Pelle gli avevo detto: Pelle, quando hai la possibilità scarica la palla che noi ci siamo dietro. Così è stato. Dovevano andare a Lucca e quel campo io ho sempre giocato, non è mai stato facile. Minuti di recupero. Penso siano stati i minuti più lunghi della mia vita. Avanti fino al 95esimo.
Paramirez! Brivido lunghissimo. Non finivano veramente mai. Finisce qui! È finita, non è finita, è finita, non è finita, qua alla fine... È di nuovo capolista da sola a più due proprio sull'entella, anche se mancano ancora 180 minuti da qui alla fine. E io ho detto presto, adesso viene il bello, perché volevo sottintendere che saremmo arrivati fino in fondo. Adesso viene il bello. Adesso? Viene il bello. Le due partite belle vengono magari. Quando è rientrato disse: ce l'abbiamo fatta, bravi. Poi chiaramente lui ha fatto il suo coro storico. Per la Reggiana IVIP! Ura! IVIP! Ura! IVIP! Ura! Sì, no, è là! No, no, ma sentite così. Era un po' di un secondo me. Ogni volta che mi sveglio la mattina e ci ripenso, ancora ho le lacrime in volto dopo l'esultanza ad Olbia. Noi avevamo preparato per Olbia la famosa maglia. Lunghissima, lunghissima. Rimasto lì e niente, quel palo l'ha deviata su di me, io con la porta libera, contentissimo. Il lancio lungo per lo scatto di Lezza, mette in mezzo Lanini, il tiro, arriva Guibre, di destra, gol! Di Guibre! Le parole non possono descrivere ciò che veramente ho provato, e questo penso che vale un po' per tutti. La gioia non è una cosa che si può descrivere a parole. Il secondo tempo ancora più lungo, infinito. Poi dalla panchina arrivavano notizie sul risultato dell'altro campo. E a un certo punto Giuliano, la Ezza, si gira verso di me, più o meno, adesso non mi ricordo bene che minuto era, ma comunque più di metà del secondo tempo, si gira verso di me e mi dice: la Recanatese vince.
Aspetta, cosa stai dicendo? Quando Giuliano mi ha detto la Recanatese sta vincendo, ho avuto i brividi in campo. Vedevo i miei compagni che mi davano qualche aggiornamento, ma non riuscivo a guardare la partita. Quando è stato parato il rigore all'Entella, ho detto, è fatta. Non sapevamo più che telefono guardare, da dove estrapolare le informazioni, chiedevamo in curva, guardavamo il telefono, non capivamo, è finita, non è finita. Vedevo che nessuno esultava quando ha fischiato l'arbitro e vedevo il mister che, anzi, mimava il fatto di stare tranquilli, che non era ancora successo nulla. Allora ho capito che c'era qualcosa che non andava. Io non riuscivo a contenermi. Era come Capodanno, facevamo 3, 2, 1. Siamo riusciti a trasformare in realtà il sogno che non siamo riusciti a realizzare l'anno scorso. È stata una gioia, una soddisfazione enorme. Indescrivibile pensare a tutti i sacrifici che abbiamo fatto, tutti noi della Reggiana, per raggiungere questo obiettivo. Il primo pensiero l'ho avuto per Romano Amedei. Sapevo che era anche una grande soddisfazione per lui. Montalto alla fine della partita ha chiesto la carta di credito al mister. No, io non prendo carte di credito del mister, io prendo solo quella dei miei compagni. Beh, mister, ti è arrivato l'estratto conto allora? Sì, mi è arrivato l'estratto conto e devo dire che i ragazzi sono stati anche bravi. Me lo immaginavo, ma non così.
Io sapevo che cosa volesse dire giocare a Reggio Emilia e far parte di questa società. Sono rimasto sorpreso dalla passione che questa piazza riesce a dare. 2 anni i primi in classifica, per 2 anni i pianeti, siete stati il sole di queste classifiche, il sole! Abbiamo realizzato un sogno e vedere tutta quella gente che ci aspettava. Capisci di aver fatto qualcosa di grande e lo capisci guardando gli occhi di quelle persone. Ha fatto capire veramente ai ragazzi in che piazza e città erano venuti a giocare. Vedere delle persone gioire, e questa è una cosa più bella che uno che può esistere. In campo le coreografie da parte del gruppo Vandelli e delle teste quadre è stato bellissimo. Auguro di vedere quello stadio pieno e gremito così ancora per tanto tempo. Andare in Serie B con la Reggiana è un'emozione unica. È un'emozione fantastica vincere un campionato sia da giocatore che da dirigente nella squadra della mia città. Il raggiungimento della Serie B è un'emozione incredibile. La Reggiana è pronta a ritornare in Serie B. Quello che
ale ale oh. E' il canto giallo che l'anno prossimo gioco di sabato. Portato la squadra della propria città, la squadra che tifavo fin da bambino, in una categoria superiore è qualcosa di importante che mi rende molto molto orgoglioso di quello che ho fatto e che abbiamo fatto. Sono salito sul pullman, vedere tutta quella gente è stato veramente qualcosa di stupendo. Vedere tutta quella gente con questa passione per la Reggiana è stato fantastico. È il sogno che tutti i calciatori vorrebbero vivere. Quando ho visto la gente in piazza, in centro, qua, che ha riempito proprio, non c'era una strada vuota, lì mi sono reso conto di cosa era Reggio Emilia. Mi sono reso conto anche di quello che abbiamo trasmesso a queste persone. Dai! Ho provato un senso di piccolezza proprio incredibile, perché davanti alla maestosità di quella folla lì ti senti veramente piccolo, no? Un capitano, c'è solo un capitano. Vivo, vivo, vivo! Con un'emozione grande, la piazza piena. Sono ricordi che sicuramente ognuno di noi porterà nel cuore per sempre. Non mi aspettavo così tanta gente in piazza, non mi aspettavo. Cina, Cina, Cina! Io, vivendo un po' la città, penso di aver mai visto così tanta gente per le strade, in piazza, vedere tutti i tifosi è stato fantastico. Penso che sia stata la chiusura del cerchio di 2 anni dove ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni. La cosa che proprio non mi aspettavo era la miriade di gente in piazza. E noi in quel momento lì ci siamo resi conto davvero di quello che avevamo fatto. Ho capito fino in fondo anche quelle che sono le potenzialità e la forza di questa città. È stato veramente bello. C'era uno spirito di rivalsa in noi, di toglierci questo peso, direi questo debito nei confronti dei tifosi, della città e chi credeva in noi. I giocatori sono stati fantastici. Diana è stato bravissimo, sia Tosi prima che poi Goretti hanno dato un'impronta importante a questa squadra. È stato come vivere veramente un sogno ad occhi aperti. Qui ho trovato un clima veramente bello, caloroso, gente appassionata alla Reggiana. Ho reso conto che il sogno è diventato realtà.
Sono un sognatore. E perché non sognare? Sera sta colorando l'anima mia, potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mia e mi fa piangere, sospirare così granata. E mi fa ridere, bestemmiare, così granata, ci sta bene. Potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è mia. Seguiamo i nostri eroi, sognando di vestire quei colori un giorno. E chi li indosserà mai si arrenderà e con onore lotterà per la vittoria, alzando insieme al cielo le bandiere. Lo stadio si accende, un coro per sempre. Un amor